Nella seconda metà di giugno, quando i venti spirano più forti, si creano le condizioni migliori per navigare. Vele classiche e vele d'epoca all'insegna della bellezza e della passione per il mare. Dopo le Voile d'Antibes in Mediterraneo, seconda tappa del Panerai Classic Yacht Challenge, Argentario Sailing Week. Argentario Sailing Week, 18ª edizione, e da 13 anni Panerai è sponsor ufficiale. Le imbarcazioni iscritte, divise in Classic, Epoca, Big Boat and Spirit of Tradition. Il mare d'Argentario l'ho scoperto per caso, perché un giorno ero in navigazione con la mia barca, mi trovavo al largo di Bastia, il mare si stava ingrossando e mi sono detto andiamo a ripararci verso l'isola del Giglio. Sono arrivato pomeriggio qua abbastanza esausto, ho trovato posto e ho avuto modo di ammirare questo borgo, che è un borgo che ha una sua storia, che ha una storia importante, una storia legata al mare, una storia legata alla Toscana, a ciò che esprime la Toscana e la sua prossimità anche con Firenze, che più tardi poi vedremo si è legata con Aileen e con la marca Panerai. Aileen ha avuto una storia avventurosa, nata nel 1936, stesso anno in cui Panerai ha messo in acqua Radiomir, il primo orologio subacqueo militare della storia. Aileen in gaelico significa piccola isola, un catch bermudiano di 22 metri nato nel 1936. Aileen si sposa con Panerai in modo perfetto, perché c'è una storia di valori dietro a questa imbarcazione, una storia di valori che poi fanno la storia anche recente, in quanto fu trovata da noi semifondata in mezzo alle mangrovie. Ne abbiamo visto l'opportunità di ripristinare una parte della storia della Marina internazionale, non solo nazionale, della Scozia, perché questo costruttore ha saputo esprimersi con delle imbarcazioni incredibili. Abbiamo lavorato 4 anni e l'abbiamo ricostruita ed eccola qua, più splendente che mai. Aileen nasce per la seconda volta, nasce in modo prorompente, si propone all'attenzione di tutti per la sua bellezza e per la capacità con la quale è stata restaurata ed è ritornata ad essere l'imbarcazione piena di valori, di storie di un tempo. Argentario Sailing Week, le barche stanno per lasciare la banchina. Caroli, barca della Marina Militare del 1948, è stata di recente protagonista di un salvataggio. Navigare non vuol dire soltanto amore per il mare e passione, ma anche sicurezza e soprattutto solidarietà. Il Moro di Venezia 1 è un pezzo della storia della vela italiana. Questo esemplare è stato realizzato in legno lamellare, voluto da Raul Gardini, l'ex re della chimica italiana. I successivi hanno poi regatato in Coppa America e questo esemplare ha partecipato alla Fastnet del 1979, dove diverse imbarcazioni sono naufragate. Ha vinto poi la Panerai Classic Yacht Challenge nell'edizione del 2013 e del 2015.
Quando vediamo queste bellissime barche delle regine del mare, non dobbiamo pensare soltanto ad un oggetto del desiderio, ma al vero e proprio senso del navigare. Pensate che Buffet Blanco ha percorso 50.000 miglia, pari a 2 volte il giro del mondo. Il mare è un elemento mutevole, un elemento che ti dà gioia, ti dà dolore, ti dà preoccupazione, ti dà carica per ricostruire i tuoi pensieri. In navigazione soprattutto offre degli spunti alla tua mente, alla tua voglia di riflettere che sono impareggiabili. Io non ho mai trovato nella mia esperienza di marinaio, lasciatemi dire, un luogo in cui tu possa veramente essere te stesso e quindi godere di questa libertà che il mare ti offre.